Il Torconca guarda la vetta e lo fa concretamente liquidando al Calbi Bellarigia Marina 1956 con una partita quasi perfetta, mostrando davvero un bel gioco. Ma veniamo alla cronaca con l'immagine a cura dell'appunto Gold Sport. Ceccarelli apre per Chiussi, l'impatto col pallone non è dei migliori da parte dell'attaccante del Bellarigia Marina 1956. Dall'altra parte, al minuto 12, Pasolini timbra il cartellino servito in profondità, mai fallo girare in area di rigore. E quando Mani inventa per Casoli il gol sembra cosa fatta, ma Mignani in uscita disturba il giocatore di casa. Bomber Pasolini alla ricerca della doppietta personale, la sua punizione si stampa sulla traversa, lo stesso Bomber lasciato libero di affondare al difetto di essere troppo onesto, resiste a due cariche, ma a questo punto recriminare i penalty risulta inutile. Nella ripresa il Bellarigia Marina 1956 si sveglia, il folletto Bellavista fa venire il giramento di testa a tutta la retroguardia locale, ma non incide come vorrebbe, seguirà una breve sospensione per il forte temporale del match, ma quando si riprende al minuto 56 la punizione di Casoli è un invito a nozze per Pasolini che sfiora la marcatura. Dall'altra parte Chiussi cerca di trovare il gol del pareggio, ma il suo tentativo termina fuori. Il Torconca non si scompone e perviene al raddoppio. Mani è bravo nel seguire il compagno, eseguendo un tocco sotto che permette di superare Mignani in uscita. 2-0 per il Torconca. Il Bellarigia Marina 1956 risponde con l'indemoniato Bellavista. 1-2 e giochi parzialmente riaperti, perché il Torconca non rischia, anzi aggredisce l'avversario e trova il terzo gol che rende protagonisti Cugnini, Filippucci e Casoli, che con un nuovo scavetto chiude la pratica sul definitivo 3-1.